Film italiani dedicati ai bambini saranno programmati nella edizione 2013 dell'Italian Contemporary Film Festival. Cristiano De Florentis, poco prima della proiezione del film La vita facile al TIFF Toronto International Film Festival Theatre di Toronto, ha annunciato che il Festival della Cinematografia Contemporanea Italiana quest'anno avrà anche una sezione dedicata ai bambini e ai ragazzi. Era un progetto che avevamo nel cuore da tanti anni, fare film per ragazzi, far film per bambini, chiaramente in italiano, film italiani, chiaramente sottotitolati, film che producono i produttori italiani e che spesso ovviamente non trovano una distribuzione in Nord America, perché ovviamente qui c'è la Walt Disney, e quindi vorremmo far entrare al TIFF dei bei lavori italiani. E quindi abbiamo creato una piccola sezione, iniziamo con una piccola sezione, ne è responsabile mia moglie, che non ho ringraziato prima per questo, perché insomma lei è responsabile di questo progetto, Tony Prato, e portare quindi le scolaresche a maggio per una settimana a vedere un'intera settimana i film italiani. Quindi fra cui apriremo con, molto probabilmente stiamo in trattative con un nuovo Pinocchio, film che tutti conosciamo ma prodotto da un cartonista italiano. La proiezione del film, come di consueto, è stata preceduta dalla reception e cena buffet alla Mercer House, il nightclub vicino al TIFF, nel cuore di Toronto. Cristiano De Florentis ha colto l'occasione per fare gli auguri di buon anno agli intervenuti, molti dei quali nuovi soci dell'associazione culturale che continua a godere di una crescita esponenziale, si da richiedere l'impiego di più volontari e maggiori responsabilità a carico degli organizzatori. Si parla oggi di circa 2.000 soci. Insomma, innanzitutto devo fare un grande ringraziamento a Vital News perché mi dà l'opportunità di augurare buon anno a tutti gli italiani a Toronto, tutti gli italiani a cui piacciono i film italiani e che hanno l'opportunità di seguirci ogni mese con l'Altra Italia. Oggi tantissime persone nuove sono venute a trovarci, l'Altra Italia sta crescendo, vuol dire che insomma c'è una voglia di cinema italiano. È quello che offriamo ogni mese. Il prossimo mese ci sarà un film, una commedia romantica chiamiamola. Perché? Perché il mese di febbraio, il mese di San Valentino, l'8 venerdì prima di San Valentino potrebbe essere un'ottima occasione per andare a vedere proprio uno di questi film. Il film si chiama Un giorno in più di Massimo Venier con Fabio Volo, un attore, uno scrittore che in Italia sta facendo furore. E poi via via film di marzo, aprile, fino ad arrivare a giugno con il Festival del Cinema Italiano. Quindi tanti appuntamenti, un grazie a Enzo Di Mauro per avermi seguito tutto questo tempo e Ital News, insomma, che ci segue come, diciamo, media ufficiale dell'Altra Italia. Grazie. La reception dà l'opportunità di socializzare, di incontrare vecchi amici e di fare nuove amicizie, il tutto nello spirito dell'italianità e del desiderio di mantenere viva la cultura italiana e l'immagine dell'Italia contemporanea tramite la cinematografia. This evening is a wonderful evening here at Maison Mercier. It is beautiful that everyone is here this evening enjoying themselves. We should have this more often. We will probably need a larger venue because the interest is phenomenal. Viva Italia! Un sorbetto fatto al limone, un limone fresco. Cortesia di Berlusconi a te, I dirigenti dell'Altra Italia hanno ricordato Mariangela Melato, scomparsa a causa di un male incurabile, proponendosi di dedicare possibilmente una retrospettiva alla grande attrice italiana. Lei è una attrice che conoscete tutti, una delle regine della commedia italiana. Beh, insomma, vedremo anche di commemorarla, chissà, mettendo un film, noi non lo facciamo mai, ma forse una retrospettiva o qualche cosa vedremo di organizzarla. Quindi un applauso forse per salutarla. Jeremy is a friend.